Buonasera, benvenuti a Portafogli ETF. Vedremo oggi l'operatività per mercoledì 25 febbraio. Analisi mercati finanziari con indicatori a Kinashi. Questi sono i tre indici, le tre materie prime che seguiamo con 12 ETF disponibili su borsa italiana. Questa è la visualizzazione Kinashi rispetto a quella tradizionale giapponese e questi ticker, i codici degli strumenti disponibili su borsa italiana per seguire questo tipo di operatività su questi indici e su queste materie prime. Oggi giornata ancora di robusti rialzi, vedete subito dal tabellone, Italia più 0,84%, registriamo due nuovi massimi storici sia per il DAX che raggiunge gli 11.200 punti, sia per Standard & Poor's 500 che consolida sopra ai 2.100 punti. E quello che ha fatto da spinta ai mercati nel pomeriggio in particolare è stata la dichiarazione da parte dell'Eurogruppo che il documento di riforme presentato dalla Grecia, seppure con un giorno di ritardo, rappresentano un valido punto di partenza. Questo ha dato fiducia ai mercati, naturalmente questo non vuol dire che ci sia un accordo scritto, vuol dire che adesso inizierà chiaramente la discussione, la negoziazione per arrivare appunto ad un accordo scritto che permetta alla Grecia di ricevere gli aiuti per ulteriori 4 mesi come già prospettato. Quindi ancora fiducia sui mercati che stanno scommettendo evidentemente su un raggiungimento completo di questo accordo. Fronte dati macro non particolarmente rilevanti oggi, inflazione non ha dato sorprese, meno 0,6 come le attese, leggermente sotto le attese la consumer confidence negli Stati Uniti, 96,4 rispetto a 99,6. Materie prime, oro ancora debole, perde mezzo punto, mentre petrolio e corn alla chiusura dei mercati europei registrano un rimbalzo di 1,06%. Subito andiamo a vedere le candele, iniziando chiaramente dall'indice italiano. Eccolo qua che a fronte del rialzo odierno naturalmente fa una ulteriore candela verde senza code. Trend perlomeno a guardare a Kinashi ancora fortemente in essere, siamo arrivati naturalmente ad una possibile soglia di controllo, ma finché non ci saranno dei segnali che ci instilleranno qualche dubbio, naturalmente manteniamo la nostra posizione rialzista sui mercati. Non lo stiamo seguendo sull'Italia, abbiamo seguito sull'Italia questa prima gamma rialzista, questa seconda la stiamo seguendo sul DAX, eccola qua. Oggi vedete lo strumento EXS1 ha fatto uno 0,94% e naturalmente un'altra candela verde. Posizione che vale adesso più 2,1% al nostro prezzo di entrata, naturalmente per il momento la lasciamo. RSI che naturalmente sta ormai in zona di ipercomprato abbastanza forte, un po' meno rispetto a quello italiano, ma comunque 75 è un livello che sta diventando critico. Vedete anche qua storicamente ci sono stati livelli decisamente superiori, ma non di molto. Comunque per il momento, finché le candele rimangono verdi, non ci preoccupiamo e proviamo naturalmente a mantenere questa posizione. Uno sguardo all'S&P che vedete fa un'altra candela di stabilizzazione, ma ancora verde. Siamo qui arrivati, un po' come per l'indice italiano, ad una potenziale soglia di controllo, che è un po' il limite superiore di questa lunga candela di stabilizzazione fatta qualche settimana fa dall'indice. Per il momento anche qui nessun segnale di cambio di direzione. I mercati sembrano ancora continuare nella direzione rialzista. Materie prime, nessun segnale sull'oro naturalmente, oggi un altro ribasso e vedete i prezzi formano un'altra candela rossa. Chiaramente non siamo entrati qua su questa candela, siamo adesso in ipervenduto, per cui in questo momento naturalmente è più probabile, a mio avviso, un piccolo, quantomeno un tentativo di rimbalzo che non un immediata proseguimento della gamba ribassista. Chiaramente stiamo parlando di una materia prima, per cui fare previsioni è sempre difficile, ma comunque segnalo che siamo in ipervenduto e vediamo se da questo livello possa partire almeno un rimbalzo. Crude oil oggi positivo, più 1,19, per Kinashi questa è un'altra candela rossa. Siamo probabilmente in questa fase, in una fase di stabilizzazione. Vedete, i prezzi non riescono ad uscire da questo, diciamo, rettangolo che sta ingabbiando i prezzi ormai da 2 settimane, con limite proprio 11,2-11,3.
prezzi battuti oggi e questo massimo relativo fatto 7-8 giornate fa a 12,5. Per il momento quindi non c'è una vera e propria, a mio avviso, direzionalità, chiaramente sempre i prezzi stanno andando nel breve verso l'in giù, ma il rialzo di oggi pone ancora qualche dubbio ulteriore su questo. Sul proseguo del cammino del crude oil nelle prossime giornate. Per cui rimaniamo ancora in osservazione, andiamo a vedere invece la nostra posizione sul corn. Vediamo prima il lato long, vedete dopo questa candela rossa oggi ne fa subito una di stabilizzazione, quindi anche in questo caso trend non chiarissimo. E prendiamo la nostra posizione che è lo short corn, vedete oggi il ribasso dell'1,07%, per cui la nostra posizione per il momento è ancora positiva. Vale al momento più 0,3%. Comunque ancora candela verde, proverei a lasciare e vediamo se riuscirà a trovare la forza per andare quantomeno a ritestare i massimi precedenti fatti in area 34,64. Questo è tutto, quindi andiamo a vedere subito il sommario rispetto alle posizioni odierne, lasciamo quindi tutto così. Posizione long sui mercati e lo short sul corn, rimanendo in osservazione al momento sugli altri strumenti. Questo per ricordarvi la possibilità di ricevere in abbonamento segnali operativi per costruire un portafoglio ETF di medio e lungo periodo. Tutte le informazioni potete trovarle sul sito onehourtrading.it o se preferite contattandomi direttamente ad uno di questi due indirizzi, sia mail che Skype. Anche per questa sera è tutto, vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e vi auguro una buona serata. A presto!